Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. È arrivata finalmente la primavera e con lei mi viene voglia di sistemare ancora di più alcuni angoli di casa, di fare un po' di decluttering, un po' di pulizie, riorganizzare un po' di cose. Una cosa che sapete mi piace fare durante tutto l'anno, ma quando poi arriva la bella stagione sono ancora più spronata, ad esempio in cabina armadio, voglio riorganizzare un po' di cassetti per avere tutto più ordinato. Voglio anche sistemare tutti gli accessori del folletto che adesso si trovano in una cesta ma sono a vista, si vedono, quindi voglio camuffarli un pochettino. E per fare tutte queste piccole riorganizzazioni in casa mi sono affidata a Wish. È una piattaforma, un e-commerce che sicuramente conoscerete tutti. Qui in descrizione vi lascio il link diretto per scaricare l'applicazione. Uno shopping super divertente da fare secondo me su Wish, perché ci sono un'infinità, ma davvero un'infinità di prodotti tra cui scegliere, spaziando in varie categorie, davvero c'è proprio l'imbarazzo della scelta. I prezzi sono super 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 economici, i prezzi sono proprio bassi, si trovano tantissime cose e io ho scelto un po' di prodotti nella categoria home decor e organizzazione, quindi vari contenitori per riorganizzare al meglio l'interno dei cassetti, degli armadi o comunque la casa in generale. Adesso vi faccio vedere velocemente le cose che ho scelto, magari se riesco a recuperare anche i link vi metto tutti i prodotti che vi sto per mostrare qui sotto in descrizione, così è più facile anche per voi andare a ripescarli se volete acquistarli. Partiamo dal primo prodotto che ho scelto, che è questo vaso in ceramica bianco leggermente lavorato, bellissimo. Questo lo voglio mettere in bagno perché voglio fare anche una piccola modifica nella doccia e questo secondo me in bagno ci potrebbe stare molto bene, quindi ho scelto lui che costava davvero poco. Tra le varie opzioni di acquisto, prima mi sono dimenticata di dirvelo, c'è anche la voce Wish Express che vi dà la possibilità di ricevere l'articolo che avete scelto in tempi molto brevi. Non vale per tutti gli articoli, per tutte le categorie, ma la maggior parte dei prodotti hanno anche questa possibilità, quindi acquistate davvero nel giro di poco tempo ricevete il prodotto a casa. Oppure c'è la nuova aggiunta Wish Local che vi dà la possibilità di ritirare il vostro ordine direttamente dal negozio. Poi ho preso 4 organizer per la cabina armadio che davvero non vedo l'ora di vedere finalmente i cassetti riordinati. Non tutti, perché alcuni sono già ordinati, altri invece un po' meno. E ho scelto questo organizzatore che è color crema. Io l'ho scelto crema, però c'è di varie tonalità e è diviso in questo modo. Ad esempio questo è diviso in lunghezza a strisce, diciamo così. C'è questo invece che ha molti più scomparti, tutti quadratini più piccolini. Questo l'ho pensato per organizzare le calze oppure l'intimo, specialmente nel lato di ste che è un po' così, e ne ho presi un po' così da poter organizzare bene tutto quanto. Poi mi sono follemente innamorata di questa cesta quando l'ho vista, ho detto no, troppo bella. Questa si può utilizzare, io ad esempio la uso come portavaso, all'interno metto una pianta, oppure come cesta per tenere vari prodotti che possono essere prodotti beauty o insomma quello che preferite, ed è stupenda. Come colori noterete poi che sono stata sui colori molto chiari, il bianco e il panna. Poi ho preso questo organizzatore, anche qua ci sono diversi scomparti, questo si può utilizzare in bagno oppure alla scrivania, infatti penso proprio di metterlo vicino alla mia postazione dove ho il computer e organizzare magari tutte le mie penne e cose così. Poi ho preso 3 porta sapone che voglio utilizzare in doccia e ho preso anche degli adesivi da applicare per riconoscere poi il prodotto che è contenuto all'interno, non vedo l'ora di vedere come ci stanno. E l'ultima cosa che ho preso invece è questa cesta, c'erano di diverse fantasie, io ho scelto questa che trovo bellissima da utilizzare proprio per contenere tutti gli accessori del folletto. Adesso mi metto al lavoro e iniziamo a riorganizzare diverse stanze della casa, venite con me.
Partiamo dalla cabina armadio e in particolare dal primo cassetto dell'intimo di Ste dove tiene tutti i boxer e le calze. Non era organizzato super bene, più che altro perché ci sono tante cose, tutte un po' una sopra l'altra, quindi sono andata a svuotare completamente il cassetto. Già che c'ero, ne ho approfittato per passare un po' l'aspirapolvere e per pulire l'interno del cassetto e poi sono andata a recuperare gli organizer che ho preso su Wish e che trovate qui in descrizione. Si possono trovare di vari colori, ad esempio l'ho scelto color sabbia e con interni differenti. Io ho preso tre tipologie diverse, però c'è qualcosina in più tra cui poter scegliere. Sono fatti davvero di ottima qualità e volendo si possono anche lavare in lavatrice. Per il primo cassetto di Ste ho utilizzato questo con i quadrati più grandi dove sono andata a mettere tutte le calze. Vi dico che ci stanno davvero tante calze perché all'interno di ogni singolo quadrato ho messo più di una calza, due o tre paia. Poi sono passata al mio lato, al mio primo cassetto, dove tenevo tutto insieme, intimo, quindi mutande e calze. Ho deciso invece di fare un cassetto solo per le calze e un cassetto solo per le mutande. Ho utilizzato lo stesso organizer che ho scelto per il cassetto di Ste e anche qui ho messo tutte le mie calze. Poi ho scelto questo che invece si sviluppa in lunghezza dove sono andata a disporre tutti i reggiseni. Lo trovo davvero molto comodo perché in questo modo riesco a vedere per bene tutto quello che ho. Poi ho svuotato il secondo cassetto dove tenevo tutti i pigiami invernali. Li ho tolti tutti e sono andata a mettere un altro organizer che ho utilizzato per contenere tutte le mutande. Trovo che organizzare i cassetti con questi organizer sia la soluzione ideale per avere sott'occhio tutto quello che effettivamente abbiamo senza dover ogni volta ribaltare il cassetto per prendere una determinata cosa e poi anche da vedere sono oggettivamente più belli. Stanza fatta, sono molto soddisfatta del risultato che ho ottenuto andando ad utilizzare questi organizer per organizzare ed avere un cassetto ancora più ordinato. Come avete visto, mi sono occupata soltanto dell'intimo, calze, mutande e reggiseni, non ho fatto il lato dei vestiti, ma sono davvero molto soddisfatta. Vi faccio vedere velocemente. Partiamo da questo lato che è effettivamente il primo da cui sono partita. Io ho sistemato questi due cassetti. Ho notato, organizzando tutto in questo modo, di avere molto più spazio. Infatti, come notate, nel secondo cassetto ci sono soltanto è stata occupata soltanto questa parte con i boxer perché, vabbè, lasciando perdere che alcuni sono in lavatrice, altri sono sullo stendino e devo andare a recuperarli. Comunque, organizzando e piegando tutto molto bene, si ottiene davvero tanto spazio. Questo invece è il primo dove ho sistemato tutte le calze. Prima era molto molto più incasinato e non si capiva granché. Invece, in questo modo, utilizzando questo organizer con i quadrati più grandi, perché ce l'ho anche con dei quadrati più piccoli, dopo vedete dal mio lato, ho messo tutte le calze. Sono partita dalle calze nere, qui davanti ho messo i fantasmini, ho raggruppato comunque le calze in base anche al modello, anche se bene o male sono tutte uguali, a parte la prima parte qua che sono appunto fantasmini. Qua ho raggruppato quei pochi colorati che ha, mentre qui laterale ho messo quelli, le calzettone in spugna che utilizzo per fare sport oppure per stare in casa. Qui altre calze, fantasmini nuovi o comunque calze molto che non utilizza con super frequenza, calzettoni sempre per giocare a calcio e qui ci sono invece quelli natalizi e lo trovo davvero super ordinato, mi piace tanto come è venuto. Passando invece al mio lato, quello che sono andata in realtà a sistemare più che altro è stata questa colonna qui. Partiamo dal primo cassetto. Qui, ad esempio, come vedete, ho utilizzato l'organizer, quello con più divisori, quindi simile a quello di prima, ma con più spazi. E qui ho deciso di mettere tutte le mie calze, o perlomeno quasi tutte le mie calze. Qui ci sono tutte quelle nere, poi iniziano quelle fantasia, quelle perline, quelle grigie uguali, nelle tre tonalità di grigio che ho.
con i fiocchettini, sempre con le perline, con i glitter, con i fiocchi colorati, altre grigie, qui ci sono i fantasmini, insomma, organizzato bene o male con in base alla tipologia di calza. Poi nel cassetto sotto invece ho messo tutte le mutande, una per ogni scomparto, e anche in questo modo trovo tutto molto ordinato. È anche più comodo perché in questo modo si ha proprio un'idea generale di tutto quello che c'è nel cassetto, e se ho bisogno della calza, della mutanda chiara, so dove andare a recuperarla, mentre invece prima le avevo una sopra l'altra e ogni volta che ne cercavo una facevo sempre un po' di casino. Poi qui in questo organizer suddiviso a strisce, diciamo così, ho messo i reggiseni, e nell'ultimissimo cassetto invece ci sono tutte le calze, quelle pesanti che uso per stare in casa durante l'inverno. Li ho raggruppati anche qua per colore. Qui c'è l'angolo natalizio insieme a queste e poi altre calze di lana in generale. Cambiamo stanza e arriviamo al mio studio. Qui edito tutti i video che vedete sul canale, ma non solo, perché qui faccio anche le unghie, il semi permanente. Tutti i prodotti erano organizzati come avete visto, però non ero soddisfatta perché era tutto un po' in disordine. Quindi sono andata ad utilizzare questo organizer di Wish, rosa cipria, un colore molto chiaro, tendente quasi al bianco, con i cassettini, perfetto per organizzare tante piccole cose. Inizialmente l'avevo pensato per le cose di cancelleria, invece poi ho preferito utilizzarlo per tutti i prodotti che mi servono per fare il semi permanente. Tutto quello che mi serve sono riuscita a contenerlo all'interno di questo organizer, che è davvero molto comodo e pratico. Questo è il risultato dopo aver riordinato la scrivania. Ho dato anche una pulita già che c'ero, ho sistemato meglio l'angolino di là, e qui ho organizzato alla fine tutti i prodotti che utilizzo per fare le unghie e il semi permanente, visto che come erano organizzati prima non mi convincevano più di tanto. Qui ho messo tutti i colori, questi sono tutti i semi permanenti, qui invece c'è l'olio per le cuticole, i prodotti per realizzare poi effettivamente il semi permanente, quindi la base, il sigillante, eccetera. Qui ho messo una candela che mi piace sempre accendere la sera quando sto lavorando al computer, e poi ho messo vari accessori che mi servono, le lime, il buffer, qualche glitter, mentre qui ho messo i pad e qui invece ho messo i pennelli, lo spingicuticole e altri accessori. Trovo che organizzato in questo modo sia molto più ordinato da vedere. E devo dire che anche come colore ci sta bene, perché è un rosa chiaro, 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 e si abbina bene al vaso, al mio planning settimanale, a tante penne, perché come vedete ho parecchie penne colorate. Sono soddisfatta del risultato. Passiamo al bagno, in particolare alla doccia. Ho voluto modificare l'interno della doccia dove teniamo i prodotti per lavarci. Sono andata a scegliere questi dispenser in plastica bianchi con il dettaglio argentato, e per distinguerli ho preso anche questi adesivi che si trovano sempre su Wish da applicare sulla bottiglia per sapere poi effettivamente qual è il prodotto contenuto all'interno. Utilizzarli è stato davvero molto semplice, basta prendere la pellicola, applicarla sulla scritta, utilizzare una carta di credito o comunque una spatolina come questa per togliere eventuali bolle, e poi andare a togliere nuovamente la pellicola. In questo modo verrà via con lei la scritta. E fatto questo, sono andata semplicemente ad incollare l'adesivo sulla bottiglietta. Una volta che ho preparato tutti i dispenser, vado in bagno a rimuovere quelli che sto utilizzando adesso. Come vedete, sono comunque carini da vedere, però sono tutti diversi. Io volevo invece una cosa uguale, quindi ho tolto tutti i prodotti che utilizziamo sotto la doccia, ho pulito il portasapone, che è stato un acquisto recente. Trovo che ci stia molto bene perché prima avevamo i prodotti per la doccia appoggiati al piatto doccia, non mi piaceva molto, invece in questo modo è sicuramente più pratico. Pulisco tutto, vado a risciacquare ed asciugare, e poi posso finalmente riempire i dispenser con lo shampoo, il balsamo e il gel doccia. E
finalmente sono pronti per essere posizionati e guardate quanto ci stanno bene, li trovo davvero molto eleganti e raffinati, poca spesa ma ottima resa. E poi sono andata a completare il bagno inserendo il vaso bianco, che per quello che costa, ragazzi, è fatto davvero davvero bene e trovo che ci stia proprio perfetto all'interno del mio bagno in questo angolino. E anche questo angolino è stato sistemato, trovo che stia molto bene con i colori comunque sopra la cassettiera, perché c'è la televisione, ci sono dei dettagli neri e i triangolini neri vanno proprio a riprendere questo colore. E poi la cosa che mi piace è che si nota molto di meno il contenuto, ovviamente poi avvicinandomi comunque si vede quello che c'è all'interno, però da qui non si vede assolutamente nulla. Una cosa che tra l'altro trovo molto comoda è che avendo queste maniglie io posso prendere la cesta e spostarla dove ho bisogno senza troppa fatica, mentre l'altra era un pochettino più scomoda, invece questa avendo la maniglia è proprio perfetta anche da portare in giro per casa quando ho bisogno di utilizzare vari accessori. Mi piace davvero tanto, è tipo plastificata, quindi volendo si può anche lavare, si sporca. Mi piace tantissimo come ci sta, voi che dite? E l'ultima cosa presa su Wish, ovvero questa cesta, l'ho posizionata qui accanto sul mobile dove c'è la TV. Trovo che ci stia molto bene, un po' per i colori che ho in taverna, perché riprende il colore del pavimento. Comunque la cesta è fatta benissimo, cioè guardate i dettagli, è stupenda. E all'interno ho deciso di mettere alcuni libri. E con l'ultima aggiunta qui in taverna ho completato, ho sistemato tutti quegli angolini di casa che mi convincevano un pochettino di meno. Devo dire che sono stata molto soddisfatta dei prodotti che ho scelto su Wish, perché innanzitutto mi sono arrivati in tempi molto rapidi, nel giro di al massimo 2 settimane avevo tutto quello che ho ordinato e i prodotti poi sono effettivamente come li ho visti in fotografia, non ho avuto sorprese, tutti davvero molto belli, fatti bene, di qualità, spendendo poco sono riuscita insomma a riorganizzare diversi angoli di casa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete mai acquistato qualcosina su Wish e come vi siete trovati. Spero che il video vi sia piaciuto, un bacione e a presto, ciao!